Grazie per la vostra presenza. Ringraziamo anche le forze dell'ordine per il supporto che ci prestano. Vorrei iniziare precisando che noi della lista Merito nel Cuore rispettiamo le opinioni di tutti e non permettiamo a nessuno di dare colpi bassi a chi si spende con orgoglio e passione per il proprio paese. Dobbiamo fare un bagno di umiltà, giovani e meno giovani, solo così diventeremo una comunità vera. Nel nostro programma c'è la promessa di impegnarci per essere responsabili, per essere laboriosi, ma soprattutto per avere una grande capacità di ascolto. La concretezza è la parola che più ci piace. Noi rappresentiamo la vera risposta politica alla difficoltà del nostro Paese. Quindi vi esorto a coltivare le passioni e a dire no alle false promesse, a dire no a chi vi obbliga a votare, giocando con i vostri bisogni soprattutto. Quindi dovete essere liberi di votare chi ritenete diciamo più adeguato. Stare ad aspettare qualcosa da qualcuno non è la soluzione per il nostro avvenire. Dobbiamo essere artefici del nostro futuro, dobbiamo riflettere con il coraggio delle nostre passioni e pensare al futuro della nostra Merito. Concludo ringraziando anche il nostro, spero, futuro sindaco Peppe Meduri, che mi ha dato questa opportunità di partecipare ad un progetto vero fatto per i cittadini. Quindi votiamo tutti insieme la lista Merito nel Cuore e dal 1° giugno avremo una Merito sicuramente diversa. Lascio la parola a Mimmo Marcianò. Buonasera a tutti. Un saluto particolare alle autorità presenti, alle forze dell'ordine, al presidente della provincia del dottor Giuseppe Raffa, a tutti gli amici e i nostri sostenitori. Vedete, oggi possiamo dire che siamo quasi arrivati. Siamo arrivati a un punto molto importante per Merito e per il suo avvenire. Tutti quanti realmente e sinceramente dobbiamo capire da quale parte stare. Dobbiamo capire se abbiamo a cuore il nostro paese e dobbiamo capire se vogliamo tirar fuori il nostro paese dal tunnel in cui si è andato a cacciare. Dico questo perché ormai, vedete, è da circa un decennio, se non più, che abbiamo avuto un fallimento amministrativo tout court a 360 gradi. Poi qua siamo bravi a dire qua, là, le responsabilità mie, tue, il dato è questo, un intero sistema, un'intera classe dirigente ha fallito, punto. Dobbiamo capire se vogliamo ridare una speranza e per fare questo dobbiamo dire no a gran voce alla politica dell'arroganza, a un ossequio alla politica dell'arroganza, della connivenza, a una politica che crea illusioni e genera soltanto delusioni, ma dobbiamo dire sì a una politica trasparente, a una politica leale e a una politica che abbia a cuore i problemi di tutti i cittadini. Mi sia consentito di rubare un ulteriore minuto. Vedete, non è vero che tutto è uguale nella vita e anche in politica è così. Vi voglio raccontare e farvi presente delle cose che sono accadute qui a Merito Porto Salvo, luogo anche molto caro al Presidente della provincia che, se non erro, qui ha presentato la sua lista delle provinciali con tanti amici e ex amministratori che vedo qui presente. E vi dico che sono accadute delle cose positive per il Paese di Merito, ma non si sanno, perché ci sono delle persone che ci tengono a fare qualcosa e ci sono delle persone che sono soltanto bravi a fare proclami, ma proclami che poi non trovano fondamento. Io vi voglio raccontare soltanto due cosette e poi voi siete tutte persone intelligenti e mature e riuscirete a trarre le conseguenze. Noi abbiamo avuto degli amministratori
sia a livello locale che a livello provinciale, che però non è rimasta traccia alcuna di interventi per quanto riguarda la collettività meridese. Io ricordo, ero qua con il nostro candidato a sindaco Peppe Meduri circa un annetto e mezzo fa, e parlavamo. Sai Peppe, effettivamente siamo in un regime commissariale, si può fare poco, ma non è possibile che nessuno si interessa di niente, si occupa di niente. Guarda, dice Peppe, hai ragione. Dice, effettivamente questa strada così è un rischio, è un pericolo. Premesso che abbiamo avuto anche degli amministratori amici di merito in quell'istituzione dove oggi c'è il presidente Raffa. Però la strada aveva subito, era stata interessata da una frana. La strada, io mi riferisco alla strada che da Pallica sale su verso il lago, nella zona località Prunella, e una mattina ci siamo impegnati con Peppe. Dice, ma guarda, ma non è possibile, andiamo a trovare il presidente della provincia. Presidente della provincia, e scusatemi il termine, è qui perché oltre a essere un galantuomo e persona per bene a cui va rivolto un applauso sincero, è un presidente che al di là dell'appartenenza e del colore politico è stato sempre vicino a questo lembo di territorio. Certe volte lui anche in camera caritate si dice, magari siete fortunati perché io vengo, me lo porto sempre nel cuore, e magari ci racconta di alcuni Natali, di alcuni parenti che sono qua a merito, cioè, quindi per me è anch'io mi sento meritato, dice lui, e noi lo ringraziamo. Bene, questa strada grazie a Dio è stata aggiustata, poi per delle vicissitudini meteorologiche, diciamo, ha subito ulteriori danni, ma ancora la provincia è intervenuta a riparare il tutto, e per questo ti diciamo grazie. Ora, e concludo davvero perché l'ora è tarda, ma dobbiamo ora, siamo in una località che è interessata in modo particolare a questo avvenimento politico, perché per il numero di partecipazione di candidature, io oggi con un candidato della mia lista ho detto, mi perdoni Peppe, con tutta San Baronda in senso positivo che c'è a Marina, non può che Marina la prossima volta fare il candidato a sindaco. L'altra sera dei nostri competitor politici, per quanto riguarda la zona Marina, hanno detto, e secondo me facendo e commettendo degli errori, che in questi mesi ultimi e anche in passato sia il presidente Raffa sia Peppe Meduri e la sua equipe si sono permessi di rivolgersi al popolo laborioso, onesto e dignitoso dei pescatori, a cui va rivolto un applauso, e quasi quasi in un contesto di farneticazione generale siamo venuti a illudere qualcuno. Bene, e mi voglio fermare a questo contesto. Il presidente ha avuto sempre a cuore le sorti della marineria di merito Porto Salvo. L'ha avuto tanto a cuore che, nonostante una struttura obsoleta e che gioca contro purtroppo, ha fatto un investimento importante, e anche qui sapete per chi? Per la sua grande passione e sensibilità d'animo, ma non per gli amministratori che per 10 anni ci hanno governato e che oggi ha scombattuto dicono votateci che da lunedì faremo. Noi vi diciamo da lunedì statevene a casa che non vi vogliamo. E dico questo con una convinzione tale che è supportata dai fatti. Il presidente a suo tempo ha sostenuto un importante investimento ed è riuscito a far venire qui al porto di Saline un'idrovora necessaria a creare uno spazio, un canale che potesse consentire alle barche di entrare e uscire dal porto. Poi, durante il tempo, qualcuno dice soldi spesi male, non ci siamo riusciti. Non è così. È che purtroppo quella è una struttura che è stata ideata male, concepita peggio, e che ha creato risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Là chiaramente bisognerà intervenire con dei finanziamenti più massicci, e su questo magari anche qualcosa già è stato fatto, il Presidente ci potrà dire. E per quanto riguarda proprio il rione Marina,
Noi abbiamo sì fatto anche un sopralluogo col Presidente, su stimolo e input anche di interessamento dei compagni di squadra, perché andava al sindaco. E qui sono venute delle persone che hanno cercato, da un punto di vista scientifico e tecnico, di vedere la possibilità e la fattibilità di qualche opera. Bene, non è che si accetta, si apprezza e si comprende questo. Siccome colui che non è in grado a creare o a fare sa solo parlare, noi gli lasciamo la chiacchiera a costui e noi diciamo che siamo convinti che riusciremo a fare qualcosa. Grazie. Io voglio soltanto concludere e chiedo a tutti voi di farvi convinti. Convinti di cosa? Noi dobbiamo capire e mettere da parte tutto un mondo che non c'è più. Vi dovete convincere. Dice, ma merito è combinato così. Merito può soltanto risorgere, rinascere. Quel mondo che ci ha portato a questo, oggi non c'è. E chi è nostalgico di quel mondo avrà una bruttissima delusione lunedì mattina. Ecco perché io, in modo accorato, chiedo a voi, ma lo dico a me stesso e lo dico a tutti, per riaccendere una speranza, per dare una credibilità a un'azione amministrativa, per premiare tutti coloro i quali oggi sono qui con me, compresi noi, che abbiamo dato tanto, di votare la lista numero 2, di votare il candidato a sindaco Peppe Meduri e di votare i candidati di tutta la lista. Grazie. Grazie Mimmo Marcianò, chiamo Patrizia Crea. Buonasera a tutti. Facciamo parte della stessa squadra, quindi non posso che muovermi sullo stesso filone del mio amico Mimmo. E oggi, a 2 giorni dall'espressione del voto, fare delle semplici considerazioni che vanno a concludere un percorso che abbiamo iniziato insieme e spero che insieme riusciremo a concludere nel migliore dei modi. Oggi riflettevo un poco e riflettevo sul fatto che a 2 giorni dalle elezioni, a 2 giorni dall'espressione del voto, non è più tempo di indugiare. Questa è stata una campagna elettorale che ci ha portato a vivere il territorio in ogni contesto e a vivere quello che è il contesto e lo scenario politico locale, a contatto con la gente, a condividere quelle che sono le problematiche dei tanti disservizi. C'è il rammarico generale nell'aver notato che i nostri concittadini, e come possiamo dare torto, non credono più nell'operato della politica, che per anni nel nostro comune ha solo incantato e catturato l'attenzione di tutti con favole a lieto fine che purtroppo di lieto fine nella realtà e nel nostro territorio non hanno avuto nulla. Anzi, tutt'altro. Ma noi abbiamo riflettuto e noi crediamo fortemente che non è mai troppo tardi. Nella nostra cittadina, nonostante la fiducia accordata all'incantatore di turno, nonostante le tante speranze riposte in quel voto, nonostante le promesse di un merito splendente e rivigorita, ci hanno solo condotti sempre di più in un baratro di un dissesto che ha colpito ogni frazione e ogni famiglia. Si doveva operare in maniera diversa. Si deve operare in maniera diversa. Non ci presentiamo a voi perché pensiamo di dovervi convincere sulla nostra moralità o sulla nostra rettitudine, perché è vero che a volte la gente di merito è stata sprovveduta nell'affidare la gestione di un paese a questo o all'altro candidato, ma io credo che non siamo più ciechi. Io credo che ci conosciamo tutti e non abbiamo bisogno di fare dei discorsi sulla moralità,
Perché la moralità la dimostriamo ogni giorno, quotidianamente, in ogni azione della vita. E la riflettiamo poi sulla vita politica. Oggi, a 2 giorni dall'espressione del voto, dobbiamo essere certi che la fiducia debba essere riposta a chi saprà governare nella maniera più forte, più esperta, perché l'esperienza non è un danno, è un vantaggio per il nostro comune. Più incisiva e più presente, più attenta alle esigenze e ai problemi della gente. E partire da quello. Il nostro impegno trova radici nella passione politica e nell'onestà amministrativa, che tanti hanno decantato e che pochi hanno dimostrato nei fatti. Noi abbiamo il desiderio di voltare pagina, perché ad una deludente stagione amministrativa possa subentrare una nuova e fiorente stagione che sappia interpretare i desideri e i bisogni di ognuno. Non siamo un popolo di sottomessi, io non lo credo e noi non lo crediamo. Però è venuto il momento di dimostrarlo con i fatti. Questa è la grande scommessa e questa sarà la nostra scommessa. Noi abbiamo il dovere di impegnarci e insieme ce la faremo. Dobbiamo avere la forza di diffidare da chi, negli anni, sempre gli stessi personaggi, ci hanno mostrato di amare soltanto una cosa, la poltrona della casa comunale. Dobbiamo avere la forza di affidarci a chi ha la necessità, non ha la necessità di vantare la propria integrità e la propria onestà, ma la dimostra quotidianamente. Ed è questo che dobbiamo fare. Dobbiamo trasferire all'azione politica quello che quotidianamente facciamo nelle nostre famiglie e nelle nostre case. Il 31 maggio votate la possibilità di far risorgere il volto del paese, la dignità della gente e l'economia di merito. Dobbiamo votare la lista numero 2 e votare la lista Merito nel cuore. Perché credo che partendo da quelli che sono i bisogni e le problematiche più semplici, arriveremo nel corso degli anni amministrativi a preoccuparci anche di abbellire il paese e di dare spazio a tutto quello che un paese dignitoso merita, e merito lo merita. Grazie Patrizia. Rocco De Pietro. Grazie a tutti. Buonasera melitesi, anzi, buongiorno melitesi. Buongiorno perché fra poco più di 48 ore sorgerà l'alba di un buongiorno. Un giorno che segnerà l'inizio di una nuova e partecipata vita democratica per tutti noi, dove la paura delle tenebre amministrative sarà spazzata via con il voto libero dei melitesi liberi. Siamo un popolo che sa scegliere. È vero, qualche volta siamo stati ingannati, ma proprio per questo abbiamo imparato a valutare bene di chi fidarci. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Per questo siamo certi
che saprete scegliere bene. Per questo siamo certi che sceglierete di votare per voi e sceglierete merito nel cuore. Ora devo fare necessariamente un passaggio che avrei voluto evitare. Ieri sera qualcuno ha detto pubblicamente che qualcun altro va a cercare voti promettendo case popolari. Come sapete, io sono un funzionario delle case popolari e questo non l'ho mai detto prima per evitare polemiche sterili e strumentali, ma visto che indirettamente siamo stati e sono stato chiamato in causa, necessariamente devo puntualizzare questa cosa. Con la legge 67 del 1988 sono stati destinati fondi alla Regione Calabria per la costruzione di alloggi popolari in provincia di Reggio Calabria. Sono stati individuati 40 comuni e fra questi c'era Melito Porto Salvo, al quale con decreto della stessa regione nel 1999 sono stati assegnati 1.200.000.000 delle vecchie lire per la costruzione di 12 alloggi, mentre in tutti gli altri 39 comuni della provincia gli alloggi sono stati costruiti ormai da diversi anni e consegnati alle famiglie aventi diritto. A Melito l'inerzia delle amministrazioni passate non è riuscita a fare neanche un tugurio. Il finanziamento è ancora in essere e gli alloggi possono essere costruiti. Questo non significa promettere le case popolari. Questo significa impegnarsi per risolvere un'annosa questione e dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Questo significa avere una coscienza. Bravo. Noi, di merito nel cuore, come più volte ripetuto, non facciamo promesse, ma prendiamo impegni che sappiamo di poter mantenere. Non siamo venuti nelle vostre case, non siamo saliti sul palco a raccontarvi favole. Quelle semmai le raccontiamo ai nostri nipoti e ai nostri figli per farli addormentare. Il nostro impegno quotidiano sarà quello di dare un significato concreto al nostro essere una comunità unita, non solo dall'appartenenza geografica, ma anche da precisi valori. Quei valori e quelle aspirazioni di uomini e donne che animarono Melito negli anni passati e che contribuirono a fare della nostra cittadina il fiore all'occhiello di tutta la costa ionica. Oggi viviamo in un paese allarmato, combattiamo con una pesante crisi economica ed occupazionale, siamo delusi ed arrabbiati per il terzo scioglimento del Consiglio Comunale. Un paese in cui anche la solidarietà e il grande spirito di accoglienza che ci ha sempre contraddistinto si piegano alla paura di un futuro incerto. Noi tutti abbiamo il diritto di aspirare ad un paese dove l'innovamento non sia solo anagrafico, ma soprattutto di stile e qualità della vita. Dopodomani, di fronte a noi, la possibilità di essere nuovamente protagonisti e artefici del nostro destino. Giorno 31 maggio è vicino. Continuate a supportarci e sostenerci. E quel giorno, dentro la cabina elettorale, quando metterete il segno di croce sul simbolo di Melito nel cuore
e il 31 maggio si trasformerà nel 25 aprile meridese. Grazie a tutti. Grazie Rocco, cedo la parola a Claudio Costarella. Buonasera a tutti, io in quattro parole voglio farvi vedere merito di lunedì da un altro punto di vista. Merito di lunedì deve essere un paese adottato dai cittadini di merito. Noi vi daremo la possibilità di adottare merito, e quando parlate di merito non parlate più di un paese e dei problemi di questo paese, parlate di un paese che si proietterà nel mondo del turismo. Parliamo del bergamotto, di Pentilattolo, delle nostre spiagge, del nostro mare, difendiamo il nostro territorio, difendiamo il nostro mare, opponiamoci con chi crea disordine, chi deturpa il nostro ambiente accanto a noi. Non ci passiamo più sopra. Difendiamo il nostro territorio che cammineranno i nostri figli. Votate Veneto nel cuore, votate Beppe Meduri. Grazie Claudio. Adesso cedo la parola al presidente della provincia, dottor Giuseppe Raffa. Dopo questo entusiasmo viene difficile fare di più, e quindi mi limito a portare intanto un saluto e spiegare anche i motivi della mia partecipazione a questo importante comizio, al quale vedo dalla partecipazione si è dato molto rilievo. Intanto per festeggiare un evento che anche lo sarà per tutti i cittadini di Merito, che è il ritorno alla democrazia, il che significa finalmente avere un interlocutore per noi che siamo un ente sovracomunale, avere un interlocutore che in qualche modo porta realmente i problemi della gente, non che i commissari non l'abbiano fatto, però a qualsiasi amministratore che veste le vesti di un burocrate è difficile percepire qual è lo spirito, qual è l'animo, quali sono le esigenze concrete di un territorio che come quello di Merito purtroppo ne ha tantissimi di problemi. E devo dire che l'altro motivo per il quale quindi festeggeremo da lunedì questo ritorno alla democrazia, l'altro è perché ritengo che sia fondamentale per ognuno di noi sostenere un'idea, e l'idea che più mi ha affascinato di questo progetto politico che Beppe Meduri sta portando avanti insieme alla sua squadra, nella quale veramente vi faccio i complimenti anche per la scelta delle componenti femminili, che non mi è sembrato portata dall'esigenza di dare risposte concrete a una normativa che prevede le donne all'interno delle liste. Dico che questa è la partecipazione che riempie di significato soprattutto la voglia di fare politica, e che giustamente questa voglia di fare politica non può essere ascritta a un uomo o una donna, ma anche a un cittadino che nella sua qualità di cittadino di questo territorio si vuole impegnare concretamente per sostenere con forza quali sono le esigenze e le prospettive di sviluppo. Qualcuno ha detto che mi sento meritoso, sono meritoso, perché sono nato a Meridoto e orgogliosamente rivendico una simpatia e un attaccamento che è diventato poi nel tempo via via più raffinato, più intenso e devo dire più informato, anche per la partecipazione che più volte sia Mimmo che Peppe mi hanno fatto nel segnalarmi tanti problemi di questo territorio. E quando loro mi portavano questi problemi, io non ho mai guardato colore politico nell'interfacciarmi con la problematica. Ho sempre messo al primo posto i bisogni dei cittadini e il dovere per un'istituzione di dare delle risposte. Penso che questa sia la soddisfazione più grande per qualsiasi amministratore che rappresenta un ente pubblico. Qualcuno ha parlato di poltrona, di andare ad occupare una poltrona. Vi assicuro che la poltrona di sindaco di Merito non è affatto una poltrona semplice. È una poltrona che scotta, perché tanti tali sono i problemi che impongono a chiunque ricopre quel ruolo, e mi auguro che Beppe Meduri da lunedì lo possa fare, deve assumersi una responsabilità che diventa non ordinaria come è successo nel tempo, è straordinaria, perché bisogna ribaltare un concetto che è il merito portosalvo, che è sempre stato il faro della costa ionica, in particolare dell'area grecanica. Manca un riferimento politico forte. Merito Portosalvo deve riconquistare questo ruolo e deve essere la città trainante
e soprattutto di riferimento per quanto attiene la struttura città metropolitana. È una sfida verso la quale io mi sento fortemente motivato e lo sono da istituzione e anche per l'attaccamento che ho per questo territorio. Il mio attaccamento, e premetto una cosa, non è assolutamente un attaccamento né elettorale né elettoralistico, perché io mi vergognerei per me stesso se oggi venisse qua a promettervi qualcosa che domani non potrei mantenere, o soprattutto venissi qua a vendere qualcosa di cui io non posso disporre. Io oggi sono qua per continuare su un impegno che si è già concretizzato in tante piccole cose e sarebbero state ancora di più se avessimo avuto un'amministrazione comunale che avesse avuto la forza di sottoporci problematiche sempre più pregnanti, e da questo da lunedì lo continueremo a fare. Però io, quando abbiamo fatto quella passeggiata alla Marina, ho anteposto un concetto: non sono qua per fare campagna elettorale. E l'ho detto perché sono fortemente convinto che non si possono illudere i cittadini che già vivono un momento di grande difficoltà, e a loro va il nostro pensiero, di grande difficoltà economica, grande crisi familiare, grandissima difficoltà proprio per la mancanza di posti di lavoro. E ho salutato anche con simpatia i pescatori che in quel momento di disperazione dice: siamo accerchiati dallo Stato e dall'antistato perché cerchiamo di fare un qualcosa che possa portare il pane alla nostra famiglia, e siamo da una parte bloccati giustamente perché c'è una legge, la legge dobbiamo assolutamente rispettarla, anzi dobbiamo impegnarci che se quelle leggi non vanno bene, non riteniamo che non siano leggi giuste per come noi pensiamo, dobbiamo fare di tutto con la democrazia, con la forza delle idee a cambiarle. Tant'è vero che sulle problematiche della pesca, già con un europarlamentare di cui non faccio il nome perché non voglio che venga speculato sotto il profilo politico, stiamo facendo un'interpellanza che vada a equiparare i nostri territori, e parlo di Bagnara, parlo di Merito, parlo di Crociera, di tutte le marinerie della nostra provincia, alle altre realtà europee in cui le deroghe, quando hanno voluto, le hanno attuate. E attuare una deroga però si attua quando c'è una forza politica intensa, tenace, che crede nei valori per il quale è stata eletta. E quindi su questo noi è un percorso che lo porteremo avanti, ma questa non è una promessa sganciata da questo discorso, è un percorso che stiamo facendo, stiamo cercando di portarlo avanti, ci auguriamo che delle risposte su questo ci siano. Dico, quando siamo andati a Marina a guardare quello scempio che è la spiaggia e le condizioni in cui si trovava, effettivamente c'è stato un grido di dolore da parte dei pescatori, dice: noi non possiamo neanche salvare le barche perché è una spiaggia desolata, piena di massi, vorremmo realizzare un pennello e il tecnico ci ha detto che difficilmente quel pennello può essere fatto, però ci siamo subito attivati con la Regione Calabria per reperire 280.000 euro che ci sono stati stanziati, che sono destinati per questo tratto di territorio. Bravo. E che ci daranno la possibilità di andare a fare un intervento che potrebbe in qualche modo alleviare le difficoltà. Su Saline, sul quale purtroppo poi ci sono innescate tante speculazioni poi di ordine politico su chi ha fatto che cosa, alla fine il porto è sempre chiuso, quindi anche noi non abbiamo fatto tanto per quanto avremmo voluto, perché anche la scelta della draga, che doveva essere un risultato che in qualche modo poteva mantenere aperto il barco, non è stata una scelta felice, fra virgolette, perché malgrado abbiamo speso delle risorse, e questo è anche il senso di responsabilità che abbiamo dentro di noi, avremmo, diciamo, non abbiamo risolto il problema. C'è alla sua una gara che consentirà, con un importo di circa 1.000.000 euro, 700.000 per il pennello, che secondo me potrebbe essere una soluzione, almeno i tecnici così dicono, l'ingegnere se sbagliamo ci correggerete, come ha detto il Papa in quell'occasione. Noi dobbiamo creare questo braccio che rappresenta la trappola per mantenere il barco aperto del porto. Questo è un tentativo importante secondo me, perché è supportato anche dal parere dell'Università di Reggio, dal professore Felice Arena, quindi ritengo che questo possa essere un valore aggiunto. Peraltro la potenzialità di questo territorio non è solo il mare, abbiamo più volte detto, noi abbiamo un'opportunità che è il Bergamotto, sul quale avete fatto bene a mettere fuori il vostro simbolo, perché è uno dei punti di forza di questo territorio che non è stato oggi purtroppo sufficientemente valorizzato. E lo scopro io, sono stato a Londra c'è una bottiglietta, ci hanno dato una bottiglietta in cui c'era scritto Bergamotto di Reggio Calabria, in inglese. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di avere questa opportunità. Se riuscissimo veramente a utilizzarla, a renderla produttiva, a incentivarla, secondo noi l'occupazione comincia ad avere una risposta. Così come può avere una risposta il turismo se riuscissimo a mettere in piedi delle strutture
di accoglienza da una parte, ma anche dei percorsi dei nuovi itinerari turistici, e per Tirantino può essere uno di questi obiettivi. So che c'è molta dinamicità su quell'area, c'è molta intraprendenza da parte di molti giovani. Secondo noi quello è anche un percorso che dobbiamo incentivare e sostenere. Io vorrei concludere, vorrei ancora dire tante cose, ma vorrei poi ascoltare il sindaco sull'impegno che assumerà da lunedì sul tuo veramente raccordo che andremo a fare su questa parte di territorio che merita, appunto, come dicevo prima, tantissima attenzione. L'altro tema sul quale non dobbiamo poi cedere, e in quell'occasione sono io che vi chiedo a voi di non guardare colore politico, è la difesa strenua dell'ospedale, perché sull'ospedale noi ci giochiamo il futuro, non solo il futuro di questo territorio, ma soprattutto il futuro della salute di un'area molto più vasta. Io ho vissuto in parte in quell'ospedale, ho avuto la possibilità di approfondire la mia competenza, diciamo, mediche, l'ho fatto con tanta passione, con tanto ricordo che venivo in autostop da Pella davanti indietro, però mi ricordo che merito è stato sempre un punto di riferimento. Ma è possibile, dico, che oggi per scelte scellerate, da quale parte politica è fatta, volevo andare a capire, ma da quale parte politica oggi ci aspettiamo delle risposte, lo già lo sappiamo. E quindi noi, senza guardare schieramente, perché io lo dico a tutti, noi abbiamo un solo dovere: difendere il territorio e i cittadini. Non dobbiamo difendere né sigle di partito, né schieramenti, né logiche di appartenenza. Dobbiamo difendere il cittadino e lo dobbiamo fare in modo convinto. Sull'ospedale, da dopodomani, si inizia un percorso nuovo e mi auguro che questo percorso nuovo ci porti veramente a difendere con le unghie e con i denti quello che è un presidio della salute fondamentale per questa parte del territorio. E noi dobbiamo pretendere le risposte, non dobbiamo pietirle, perché sulla salute non c'è niente sul quale mediare o tergiversare. Dobbiamo essere veramente determinati, su questo non ci sono diciamo opportunità di compromessi, soprattutto di basso profilo. Io sarò al vostro fianco se voi lo vorrete, ma naturalmente sulle cose importanti noi dobbiamo metterci la faccia e lo dobbiamo fare convinti come siamo che si può fare, basta crederci. Allora, la spinta che vi posso dare oggi è: siate leali con i cittadini, non promettete cose che non si possono fare, soprattutto rispondete in prima persona delle cose buone e delle cose sbagliate. Questa è una regola che mi hanno insegnato nei 3 anni di ufficiale medico che io ho fatto nell'esercito: rispondere sempre in prima persona, assumersi le responsabilità, rivendicare con orgoglio la rappresentanza popolare che ha un'amministrazione eletta dal popolo. E su questo non dovete mai fare, diciamo, passi indietro, e quello è il primo principio, e quello lo dobbiamo mettere sempre al primo posto. L'altro aspetto che mi sento di potervi consigliare, sempre ormai sono diventato quasi in andropausa politica, dopo 30 anni sono anch'io un po' stanco, però l'entusiasmo non viene mai meno, soprattutto quando vedo che ci sono delle sfide importanti da dover combattere. E su queste sfide importanti veramente è importante la lealtà, la condivisione più assoluta rispetto a un progetto politico, e soprattutto diventa straordinaria la passione che noi mettiamo nell'amministrare la cosa pubblica. Quindi mettiamoci la faccia, ce la mettiamo tutti, ma soprattutto diamo risposte ai cittadini che ancora oggi, e vedo tanta partecipazione, hanno riversato in noi della fiducia, delle aspettative. Ma da lunedì dobbiamo cominciare tutti quanti a dare delle risposte. Io ci sarò, naturalmente mi auguro insieme a voi. Buonasera, è indescrivibile, è emozionante, non so come fare per poter ringraziarvi tutti ad una volta. Non siete pochi, in questo i nostri avversari hanno avuto più facilità, sono stati più fortunati di noi perché erano in pochi. Dicevo, è bello, emozionante, indescrivibile ciò che provo, con la speranza di non dimenticare nessuno. Vi voglio ringraziare, non so da dove partire, voglio ringraziare tutti. Vi chiedo perdono se parto però dalla squadra di merito del cuore, la mia squadra, la squadra che mi onoro oggi di andare a guidare, la squadra con cui guideremo le sorti di questa nostra merito dopo il 31 maggio. Quindi
Ringrazio Maria Bruni, Claudio Costarella, Crea Patrizia, Cutrupi Caterina, Cuzzupoli Fabiana, Demetrio Carmen, Rocco De Pietro, Mimmo Marcianò, Marrari Salvatore, Mimmo Martino, Ninetto Meduri, Lillo Praticò, Sergi Bruno, Scrivo Paolo, Toscano Emma e Zacchi Regna. Non è ipocrisia, credetemi. In tutta sincerità, a me che le parole non mancano, non sono mai mancate, a me che spesso sono un vulcano, stavolta mi riesce veramente difficile trovare le parole giuste per ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questo grande progetto, il progetto della squadra di Merito nel Cuore. Non ci sono parole giuste. Quindi mi li voglio abbracciare tutti con un abbraccio simbolico e passo a ringraziare coloro, con loro anche le loro famiglie, i loro amici, i nostri sostenitori. Grazie a voi tutti presenti, grazie di cuore. Ringrazio anche i presentatori, coloro che hanno presentato la lista, che hanno fatto gli adempimenti necessari affinché si potesse partecipare a queste elezioni. Il geometra Pepe Nucera e l'avvocato Anna Battaglia. Ma ringrazio anche tutti coloro che ci hanno fatto un po' da chioccia con la loro esperienza. Mimmo Crea, Nino Romeo, Gianni Muscianisi, Bruno Sergi, Giovanni Praticò, Nino Zappia, Mastro Meno, Giancarlo Liberati, Nino Laganà. La potrei fare lunga, molto lunga. Però mi scuso con qualcuno che forse non ho ringraziato. Lo farò di persona, magari con una cena. Ed ho... Voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno spinto in questa direzione, in questo progetto, hanno spinto come hanno saputo, come hanno potuto, dando il migliore di se stessi, hanno spinto al varo di questo grande e ambizioso progetto che il 31 sarà coronato con un grande successo, con la vittoria delle elezioni. Non ho finito con i ringraziamenti, naturalmente un grazie di cuore va alle nostre maestranze, Carmelo Schimizzi e Umberto Piatti, Carmelo e Antonio Muscianisi, Natale Meduri, Calderoro Toscano. Ringrazio per lo spot elettorale l'amico Dario, il nostro Dario, quello che avete visto. A lui, in una fase successiva, presenteremo il conto, perché dopo... Il nostro spot dicono che è diventato il numero uno, almeno vogliono gli altri. Ringraziamo i nostri baby sostenitori, Giovannino, Sara e Rossella, a loro un applauso per un futuro all'insegna dei loro desideri. Via via con i ringraziamenti veloci, lo staff di Telemerito e Teleboa Marina con Bruno Taverna, Pippo Pellicone, Giovannina, eccetera. Capo Sud con il direttore Enzo Vinci e tutto il suo staff, anche per l'apporto logistico che ci ha fornito con Parte e Luce nella piazzetta Don Bosco. Merito Online di Palamara Luigi e Domenico Salvatore, da Calabria di Nino Panzera e tutto lo staff, con Francesca che è stata sempre presente con noi, come Maria Manti del Quotidiano, Peppo Toscano della Gazzetta del Sud e Vladimir Nucera del Garantista. Allora un grazie per che fanno veicolare i nostri messaggi, il nostro programma, così come l'informazione che è necessaria e indispensabile per far sì che si possa migliorare. Ma con particolare emozione, un grazie è poco. Non grazie al Presidente, all'amico Presidente, all'amico Peppe Raffa. Per lui, vi chiedo perdono, ma qualche piccolo secondo, qualche attimo lo devo rubare, ve lo devo strappare. Peppe è un grande amico. Io, lo sapete, mi sono candidato nel 2011 alle provinciali, sono stato il candidato più votato nel collegio, nel nostro collegio. Collegio di Merito, Bagalati, San Lorenzo, Roccaforte, Montebello. Non ci sono riuscito per poco meno di 100 voti, un peccato. Un piccolo rimprovero lo faccio a me stesso,
un'occasione persa personale, ma non solo un'occasione personale persa, un'occasione per il territorio. Da cittadino e da amico mi sento onorato di essere amico di Peppe Raffa. Dicevo, sia da cittadino che da amico, mi scuso se ho approfittato nell'amicizia, ho sempre ricevuto l'attenzione per tutte le istanze, per tutte le cose che ho attenzionato al presidente Peppe Raffa. E lui diceva che non ha importanza il colore politico, l'importante è che si sappiano portare nelle istituzioni le richieste e le necessità dei vari cittadini. Il presidente non può che darmi atto che non ho mai chiesto nulla di personale, solo mi sono speso sempre e solo per il territorio, per il nostro territorio, per il territorio che ho sempre amato. Un presidente che stasera ha dimostrato, non solo a me stesso ma a merito, che l'amicizia ha dei valori umani che non hanno e non devono avere colori politici. Perché anche se io non sono e non sono stato mai un tesserato di Forza Italia, lui è qua per sostenere ed impegnarsi per quello che necessita il nostro territorio. E qua per sostenere il progetto di merito nel cuore, che va verso un unico indirizzo, l'indirizzo del bene comune. E qua per lo sviluppo e il rilancio della nostra merito. L'attenzione e la disponibilità veramente c'è stata anche con i commissari da parte del presidente di Peppe Raffa, che però qualche volta sono stati sordi a quelle che erano le nostre aspettative. Oggi noi presidente ti ringraziamo come squadra di Merito del Cuore, ti ringraziamo per la tua presenza, per l'impegno, per l'attenzione che hai dimostrato non solo stasera ma sempre per questo territorio. Per questo merito, per questa merito che ti ha visto nascere, sì, Peppe è nato a Merito, è il nipote del compianto Alberto Panuccio, del professor Alberto Panuccio. Non a tutti andrà giù la presenza di Peppe Raffa stasera, parecchi storceranno il naso, parecchi vorranno strumentalizzare questa presenza, ma noi stasera diciamo che noi rispettiamo le idee di tutti, ma diciamo soprattutto che Peppe Raffa non è venuto per mettere e per metterci alcuna maglietta politica, nessun cappello di partito. Cappello e maglietta semmai quando noi decideremo, noi sponsor di noi stessi e di nessun altro, noi quella maglietta la indosseremo senza alcun vincolo, senza nessuna pressione. E ora, dopo tutti i ringraziamenti, aggiungo che non mi stancherò mai di ringraziarvi. Ho già detto che per tutti ci sarà un posto nel mio piccolo cuore e tutti troverete quella comodità, quella semplicità, quella disponibilità, quel sostegno che cercate e che vi meritate, che vi siete meritati. Non verrete da parte mia e da parte della squadra che mi onoro di rappresentare mai delusi, mai trascurati, mai traditi. Io non faccio alcuna promessa, assumo un impegno solenne, sarò sempre il Peppe che tutti conoscete. Sì, partiamo dal Peppe che avete conosciuto nel 1993 quando mi candidai per la prima volta ed ero, come mi chiamava qualcuno, il Peppinello, Pepe, o meglio ancora il Peppe Sardina. Dopo qualche anno qualcuno ha iniziato a chiamarmi ingegnere, poi assessore. Oggi qualcuno che non mi vuole bene, che non mi vuole un gran bene, dice che io mi faccio chiamare sindaco.
Bene, sempre con maggior convinzione sento che siamo sempre più avanti e siamo più vicini alla vittoria. E questo non è il merito del singolo, è il merito di questa grande squadra, di questa squadra che tutti voi state supportando, di questa squadra che tutti voi state spingendo. Merito e meriti che condividiamo assieme a tutti voi e che ci partecipiamo a vicenda. Un piccolo inciso, una piccola precisazione, non di poco conto, un dettaglio. Chi mi ha sempre chiamato Peppe, Pepe, Peppe Brunella, ingegnere, ancora Peppe Sardina, perché è più confidenziale ed affettuoso, non avrà mai nessuna difficoltà a chiamarmi come prima. Non è mai stato l'arbitro che ha fatto il monito per noi. Non è il titolo che fa la persona. I nostri valori, i valori della mia squadra, della squadra di merito nel cuore, sono la semplicità, la disponibilità, la praticità, l'onestà e il rispetto, sì, il rispetto per la persona e per le persone, al di là del colore e delle divergenze politiche. Noi lo abbiamo detto sin dalla prima conferenza stampa di settembre 2014, non ci stanchiamo mai di ripeterlo. Ribadiamo con voce alta e ad a testa alta che noi siamo del parere che il merito non ha bisogno di seminare odio, ha bisogno di speranze. Merito ha bisogno di persone che si rispettano e che nel rispetto di ruoli diversi abbiano uno e un solo unico obiettivo, una merito migliore. Certo, per noi sarà più facile, visto che saremo noi a vincere, ma non ce ne possiamo fare una colpa di questo. Possiamo solo porgere la mano, dare la nostra disponibilità, con la speranza che gli altri riescano a cogliere l'attimo giusto. Noi lo faremo. Noi non abbiamo inteso né risponderemo mai alle provocazioni. Quella di Rocco era solo una certa amarezza, amarezze che registriamo di fronte alle offese personali, familiari ricevute da parecchi di noi, ma le abbiamo già girate alle nostre spalle, alle spalle nostre e delle nostre famiglie. Noi offese non ne facciamo, non ne siamo capaci, non ne faremo. Speriamo solo che da questo momento non dobbiamo continuare a subirle. Io personalmente mi assumo ogni responsabilità, eventualmente per qualsiasi mancanza che sarà fatta da qualsiasi soggetto riconducibile alla mia squadra, alla squadra di merito nel cuore. Ove questa fosse stata già fatta, sono pronto a porgere eventualmente le dovute scuse ed a correggere il tiro riparando. Non toccatemi però nessuno della mia squadra. Tutti gli errori, se questi ci sono stati o ci saranno, vanno ricondotti alla mia persona. Faccio e farò ammenda. Saprò farmi perdonare. Ma non ditemi che sarò mai il grande capo. Sarò soltanto un buon padre di famiglia. Sì, il buon padre di famiglia, nel nostro programma che ricorda a tutti che è un programma in evoluzione, aperto, semplice, breve, pratico e conciso, non il libro dei sogni, come dice qualcuno, un programma aperto al contributo di idee di chiunque voglia contribuire a migliorarlo. Un programma che mira a guardare la salute dei cittadini in generale. Un programma che mira a guardare le loro tasche pungenti. Non vi annoierò con la rendicontazione del bilancio, con una rendicontazione sulla situazione delle casse del comune, anche se saremmo in grado di dare
numeri al centesimo. Due cosette però semplici, sempre snelle e veloci, vi voglio partecipare. 50%, caro Presidente, degli utenti iscritti al ruolo nel 2014 non ha pagato acqua e tasso. Sta arrivando quella del 2015 come Dari, Darso, con un aumento del 36% medio. Sono numeri che ci devono far riflettere. Se la gente non ha pagato, non è uno sport che va a praticare. Non ha pagato perché ci sono delle difficoltà oggettive, reali, concrete. Allora qua dobbiamo essere, come si suol dire, una pigna, dobbiamo spenderci tutti assieme, giovani, meno giovani, istituzioni, forze sociali. L'obiettivo è quello di far ripartire meglio. I numeri sono da codice rosso. Abbiamo una situazione debitoria, questo hanno fotografato il giorno dopo l'incontro che hanno fatto in questa villa, poco partecipato da parte dell'agente di merito, perché la gente è sfiduciata. C'è stato un rimpingo, una seconda delibera, abbiamo 2 milioni di euro di passività. Se sommati a tutte le varie richieste, a quanto ci stanno piovendo addosso come sentenze, il quadro, come diceva l'amico Peppe Raffa, per chi va a guidare questo comune saremo noi, non è facile, ma un peso che ci sentiamo di poter sopportare e di dover sopportare per creare un futuro migliore per i nostri figli e per quelli che hanno qualche anno più di noi. Negli ultimi 2 anni, guardate, abbiamo pagato qualcosa come 4 milioni di corrente elettrica, 6 milioni per la raccolta di rifiuti solidi urbani. Non ci attende una vita facile, ma noi il 1° giugno, vincendo le elezioni, invertiremo la rotta. Il comune sarà non la casa di Peppe Meduri di Merito nel Cuore, sarà la casa di tutti, sarà la vostra famiglia. Tutto quello che vogliamo fare, noi ve lo abbiamo già detto nelle precedenti uscite, ve l'abbiamo detto e ridetto, lo sanno un po' tutti. Noi non abbiamo la presunzione di dire che per noi parla il programma, per noi parlano le nostre mani, il nostro cuore. Noi le mani ce le sappiamo sporcare, lo facciamo spesso, perché proponiamo per grandi linee da famiglie di contadini, famiglie di marinai, di pescatori. E dopo che ci sporchiamo le mani, sappiamo, come tanti, come la tanta gente onesta che hanno detto i commissari, quanta fatica c'è dietro ogni singolo pezzo di pane. Noi della squadra Merito nel Cuore non abbiamo nulla di cui vergognarci. Noi ogni sera quando andiamo a letto siamo orgogliosi e fieri del nostro operato quotidiano. E i nostri figli saranno sempre fieri di noi ed orgogliosi. Questa per noi è una malattia con la quale speriamo di contagiare tutta Merito. Adesso, prima di concludere, vi voglio veramente chiedere scusa. Vi chiedo scusa se non presterò alcuna attenzione verso i nostri avversari, non perché questi non se lo meritano, per l'amor di Dio, o perché qualcuno ci ha attaccato e non bisogna rispondere, come abbiamo detto, perché la migliore risposta è quella che non si dà. Oggi diciamo che preferisco e preferiamo parlare di noi, della squadra di Merito nel Cuore, che merita sicuramente molta più attenzione delle altre squadre. Merita la vostra attenzione, merita il vostro consenso, merita la vostra vicinanza.
la squadra di merito del cuore, la mia squadra, la squadra che mi onoro di capeggiare, il meglio che merito possa avere e offrire, e per ogni singolo componente della mia squadra, sulla onestà e l'integrità morale, sull'etica di ognuno, sono pronto a spendermi per tutta la vita e fino all'ultima goccia di sangue. Il 31 maggio, tra due giorni e qualche e mezz'ora, i giochi saranno fatti e le tante chiacchiere lasceranno il tempo che trovano, e noi abbiamo e avremo una grande responsabilità come squadra di merito del cuore, quella di far ripartire merito. Sì, saremo noi, perché noi siamo la lista vincente. Alcuni sondaggi su scala diversa fatti da due società ci danno avanti, qualcuna di 5, altra di 3, però qua chi come me, qualcuno mi fa segno 10, sì, ne sono convinto pure io, siamo convinti tutti, perché abbiamo girato da Bentidattilo a Musu Puniti, da Pilati ad Annà, Musa, abbiamo il polso della situazione, perché noi, a dispetto di altri, siamo stati e siamo sempre tra la gente e con la gente. Vedete, sondaggio su 300 punti, su 300 persone che ci dà avanti di 25 voti, rapportiamolo a 6.000, non è il 5%, è molto di più. Noi siamo avanti e lo rimarremo, ma questo è solo grazie a voi e a chi come voi goderà merito nel cuore. Noi quell'impegno che abbiamo sempre sostenuto è quello di far ripartire merito assieme a voi, assieme a tutti quelli che come voi vogliono l'unica cosa che vogliamo anche noi, il bene di merito, la rinascita di merito. Noi, nessuno escluso, nessuno di voi, nessuno della squadra di merito nel cuore, ognuno per le proprie competenze, con le proprie possibilità, per come può, con un unico grande obiettivo, disegnato sì con le nostre mani, ma ideato col nostro cuore. Merito, una città che immaginiamo debba camminare su due gambe, Presidente, Peppe. Hai visto? L'hai richiamato tu, il nostro simbolo, il simbolo che vede il bergamotto Bentidattilo e il mare. Una città che vuole camminare e deve camminare su due gambe, da una è quella del turismo, l'altra è quella dell'agricoltura e della pesca. Ma necessitano questi dell'efficacia e l'efficienza di tutti i servizi che vanno sempre garantiti. Guardatelo il nostro simbolo, un cuore, lo ripeto, col bergamotto, il mare e Bentidattilo. Mancano due cose: il paese vecchio e manca l'ospedale, Presidente, ma dentro quel cuore c'è spazio sia per l'uno che per l'altro. Ma dentro quel cuore è riposta la nostra speranza, la speranza che noi vogliamo trasferire ai nostri figli e che abbiamo ereditato dai nostri padri. Tutto troverà posto in quel cuore che è anche il nostro cuore. Concludiamo questa nostra campagna elettorale che ha visto momenti difficili, momenti di tensione, ma anche momenti gioviali. Tante strette di mani, tanti abbracci, tanti baci.
ma porta con sé una grande speranza. Una speranza che è disegnata veramente col cuore, disegnata con tanti mani. Non era solo quella di Rossella, quella bambina che ha visto che disegnare nello spot. Quella speranza che è stata disegnata da tutti voi che fate parte della squadra di merito del cuore. La squadra di merito del cuore non è composta da 17 soggetti che vedete alle mie spalle. La squadra siete voi, siamo noi. Noi ci avviamo alla conclusione. Vogliamo fare, lo abbiamo fatto in passato, dicendo che ci auguriamo di incontrare sul nostro percorso solo avversari amici. Ai nostri avversari facciamo l'ennesima apertura. Diamo la possibilità, Presidente, di scegliere se sedersi a destra o a sinistra nei banchi della minoranza. Certo, non sappiamo chi sarà la minoranza della minoranza o la maggioranza della minoranza, però gli auguriamo ad entrambi di arrivare secondi. Potranno tranquillamente scegliere di sedersi a destra o a sinistra. Ora, non resta altro che fare l'ultimo appello. Due giorni, siamo arrivati. Vi chiedo un ultimo sforzo, sì, l'ultimo. L'ultimo sforzo che ci serve per coronare questo glorioso e ambizioso progetto, di cui abbiamo già detto. Il vostro apporto sarà determinante, lo è stato fino ad ora, e lo sarà per la vittoria della lista Merito nel Cuore, ma è determinante per una nuova Merito, una Merito speranzosa, una Merito che recuperi quella dignità che ha smarrito, quell'orgoglio di cui si andava fieri. Il 31 maggio, e concludo, non limitatevi a votare Merito nel Cuore, fatela votare. Rincorrete l'amico, il vicino di casa, chiedete se ha votato per merito nel cuore. Il 31 maggio noi intendiamo far una nuova politica, tutti assieme, perché il 31 maggio noi, tranquilli, vinceremo le elezioni, ma non chiuderemo le porte in faccia a nessuno. Chi vuole può venire da noi, sarà ascoltato, può proporre, può contribuire. Noi abbiamo detto a qualcuno, Mondo Verde per esempio, abbiamo cercato di coinvolgerla sulla gestione della villa, abbiamo detto scrivete l'idea di affidare un bando con cui possiamo affidare la villa, magari la vostra sarà una proposta che sarà fatta su un pezzo di carta igienica, noi porteremo il secondo pezzo di carta igienica, ci sarà una proposta su carta igienica a due peli, attendiamo anche la terza, ne discutiamo, la miglioriamo, la cambiamo, ma sarà la proposta di merito. E con questo appello tutte le proposte dovranno essere partecipate, dovranno avere la più ampia partecipazione. E questo è il motivo per cui vi chiedo il 31 maggio di votare con il cuore, di votare la lista di merito del cuore. Grazie a tutti voi, ma un grazie particolare al nostro Presidente, al quale chiediamo di essere con noi per i festeggiamenti e al quale stasera diciamo grazie per aver allargato ancora una volta le tue braccia per farci da chioccia. Noi saremo sempre i pulcini di chi ci sta a fianco come chioccia. Grazie a tutti voi.
grazie da parte di Merito nel Cuore, il 31 maggio votate e fate votare Merito nel Cuore.